Siano lodati Gesù e Maria. La parola che abbiamo ascoltato del Vangelo, fratelli e sorelle carissimi, aggiunge alla pratica ascetica del digiuno da sempre vissuto non soltanto nell'ebraismo ma anche in altre religioni, quell'elemento peculiare della prospettiva cristiana che è quella invocazione, ecco, espressione anche di nostalgia per la lontananza del Signore con la quale i cristiani digiunano. Noi abbiamo i giorni di penitenza, da antichissima tradizione, no? Se non leggete le padre della Chiesa, scrivono che il quarto e il sesto giorno della settimana erano giorni tradizionalmente dedicati al digiuno, cioè il mercoledì e il venerdì. Il venerdì perché? Il venerdì perché è il giorno in cui Gesù è morto, ci ha lasciato, e il mercoledì, questo l'ho saputo poco tempo fa, forse non lo sapete voi, è perché è stato il giorno in cui Giuda è andato a venderlo dai fariseo, a mettersi d'accordo per la somma che dovevano dargli per far catturare Gesù, i famosi 30 denari. Però per esempio la domenica non si fanno i digiuni, l'ottava di Pasqua e di Natale non si fanno i digiuni, cioè quando anche a livello liturgico la Chiesa è in festa per i doni del Signore non si fanno i digiuni, perché stiamo con Gesù e stare con Gesù significa prefigurare il paradiso. In paradiso non si fanno più i digiuni, grazie a Dio, non ci stanno penitenze, non ci sta più niente, d'accordo, soltanto da godere della presenza del Signore. Quando il Signore, come quando era sulla terra con gli apostoli, cioè, che fanno digiuno adesso, cioè, noi non ci rendiamo conto, beati loro, che significa per 3 anni vivere a contatto col Figlio di Dio quanto uomo, non è il momento di digiunare. Quando io me ne andrò voglia a fare digiuno, insomma, è così, ha fatto sempre poi la Santa Madre Chiesa, no? Maggiore attenzione bisogna dedicare alla prima lettura oggi, con tutto il rispetto per la parola di Gesù del Vangelo, perché sulla prima lettura sarebbe da farci un'omelia di almeno un'oretta, più che un'omelia si andrebbe fatta lunghissima catechesi. Bisogna vedere l'antefatto di questa lettura. Allora, prima di andare a combattere contro gli amaleciti, Dio aveva detto a Saul per mezzo del profeta Samuele: tu devi andare da questo popolo, li devi distruggere e vincere, e poi devi distruggere tutto quello che trovi, non devi fare nessun bottino di guerra. Sono stato chiaro? Sì. Cosa fa Saul? Va lì, distrugge gli amaleciti, ma poi che dice? Prendiamoci le pecore e gli armenti, attenzione, così poi andiamo a fare un bel sacrificio di ringraziamento al Signore. Disobbedisce con la buona intenzione, mica me ne porto a casa, prendo i pecore e gli armenti e gli vado a fare un sacrificio al Signore. È una cosa fatta bene questa, secondo noi. A causa di questo Saul si è giocato il regno di Israele, e non c'è stato verso, quando Dio gli dice al termine della lettura: perché hai rigettato la parola del Signore, egli ti ha rigettato come re. Fine. Non ci sono stati santi, non c'è stato verso, non c'è stato modo. Una cosa non molto differente è successa a quel poveraccio di Mosè, che prima di entrare nella terra promessa gli israeliti l'avevano esasperato e ha detto: dice, non ci abbiamo acqua, vogliamo l'acqua già. Allora Mosè, con questo bastone in mano, dice: che non la prendo l'acqua, dice, la potrà far uscire il Signore dalla roccia? Prende questo bastone e dà 2 tocchi alla roccia anziché 1. Quindi ha titubato un po', Dio gli dice: siccome hai dubitato, tu non entrerai nella promessa per i 2 tocchi col bastone. E guardate che se uno prende molto sul serio la parola di Dio, perché noi siamo sempre molto all'acqua delle rose, alla maccheronica, dicono a Roma, ci sta da farsi migliorare le donne a leggere questi episodi. E qui c'è la spiegazione, dice: olocausti e sacrifici, il Signore gradisce olocausti e sacrifici come obbedire alla voce del Signore. L'obbedire è meglio del sacrificio, l'essere docili è più il grasso degli aleti. Voi sapete che i santi facevano le grandi penitenze, le grandi austerità, eccetera eccetera, no? Ma quando facevano quelle cose chiedevano sempre il permesso e l'obbedienza dei direttori spirituali, e qualcuno diceva che se uno si mette a fare anche le grandi penitenze senza sottometterle al sigillo dell'obbedienza, c'è il pericolo che stia offrendo un sacrificio al diavolo anziché al Signore, capito? Perché lo fa di volontà sua. Dico: chi te l'ha detto che il Signore vuole da te quella certa penitenza? Come fai a essere sicuro? O che la fai con lo spirito buono, quindi
per amore suo e non perché ti senti il super santo per orgoglio spirituale, come diceva, sapete che Papa Francesco, io mi sono rimasto impresso, una volta gli chiesero se lui era d'accordo con le penitenze, con le mortificazioni volontarie che i gesuiti tradizionalmente praticavano, col cilicio, vediamo io parlare adesso, nessun problema, l'ha detto lui, sta sua venire un po' tempo fa, se si porta il cilicio nessun problema, purché non lo si faccia sentendosi il super santo della situazione, quindi per orgoglio spirituale. Parole di Papa Francesco, d'accordo? Quindi anche in queste cose si può insegnare a noi stesso, e Dio da noi vuole semplicemente che obbediamo alla sua voce, nonché alle voci autorevoli dei suoi rappresentanti terreni, non che facciamo di testa nostra neanche le cose più belle e più sante, specialmente quando poi Dio ci ha detto agisci in un certo modo, e noi siamo sempre molto intelligenti a farci le nostre glosse, diciamo io non faccio proprio così, però cosa bella, insomma, ho preso gli armenti e le pecore per sacrificarle al Signore stesso per fare un bel gesto di culto nei suoi confronti, ma il Signore questa cosa non la vuole, e usa parole terribili: peccato di divinazione, la ribellione, iniquità e idolatria, l'insubordinazione, cioè fare la testa propria, iniquità e idolatria, idolatria di cosa? Di te stesso, tu metti te stesso davanti alla volontà del nostro Signore, e il nostro Signore dice vuoi questo? Tu non puoi fare il re nel mio popolo. Ha sparato questa sentenza e non c'è stato verso, non c'è stato verso. Dopo poco sarebbe sorto Davide, grandissima gloria, e tempo poco, non solo che Saul sarebbe stato estromesso dal regno, ma avrebbe fatto con una brutta fine, perché è morto tragicamente, violentemente, sul campo di battaglia. Ecco, queste cose ci lasciano molto da pensare, non dobbiamo certamente inquietarci o metterci paura, però dobbiamo anche prendere molto sul serio proprio l'essenza profonda della nostra vita cristiana, che si deve sempre modulare su quello che Dio vuole, e una volta che l'ho compreso, quello si fa così come Dio lo vuole, come Dio l'ha chiesto, quanto Dio l'ha chiesto, non è una misura in cui Dio l'ha chiesto, non anteponendo mai il nostro parametro, il nostro giudizio, la nostra volontà alla sua. Chiediamo a Maria Santissima, la grande esperta dei divini voleri, che ci aiuti ad essere sempre molto attenti a questi aspetti della vita interiore che sono fondamentali, sommamente graditi a Dio. Siano lodati Gesù e Maria.